Che fai? Sto cercando un film da vedere. Sì, però mi raccomando, non fare che poi quando arrivo non sei ancora pronto. No, tranquilla, tranquilla. Perfetto, allora guarda, l'altra sera ho visto Madre, un film bellissimo, pieno di significato, te lo consiglio. Ma adesso lo cerco subito. Allora, ti stiamo monitorando da quando sei dei nostri e dato che ultimamente hai effettuato delle ricerche che non ti hanno soddisfatto più di tanto, vorremmo noi proporti qualcosa che fa proprio al caso tuo. Cioè, Questo qui. sotto il sole di Riccione? Esatto. Ma perdonami, non era una canzone. Per l'appunto, questa canzone è stata il tormentone degli italiani, ha segnato un'intera generazione. La tua, Luca. Beh, in realtà. Guarda, se non vuoi credere a me, credi ai numeri. Hai una percentuale di compatibilità con questo film del 98%. Ok, ma lei mi ha consigliato un altro film. Ma tu a chi vuoi credere? Io ti fornisco dati e costellazioni oggettivi. In realtà questo non è proprio il mio genere. Allora, questo film è nella top 10. Quindi, l'hanno visto tutti, anche solo tu. Ok, mi hai convinto, lo vedo. Mi sa che io dell'amore ancora non ci ho capito niente. Però secondo me, se hai paura di perdere, alla fine non giochi bene. Bello, eh? Ti sta piacendo? Vuoi lasciare un pollice? Sotto il sole di Riccione è un film del 2020 diretto da Lunaz, duo artistico composto da Niccolò Celai e Antonio Sbergo. Primo lungometraggio della coppia dopo aver diretto numerosi videoclip musicali per i più importanti artisti italiani, quali Jovanotti, Salmo, Achille Lauro, Elisa, Marco Mengoni e ovviamente dei giornalisti. Uno dei motivi per cui ho voluto vedere questo film è perché c'è Luca Ward. Davvero, sono contento! È stato un colpo averlo con noi. Noi abbiamo solo il meglio. Io sono Massimo Decimo Meridio. Aspetta, aspetta, non è che mi stia entusiasmando così tanto questo film, però vorrei prima un altro parere. Volevi chiedermi qualcosa? Sì, tu che ne pensi? Su questo film non ho nessun dato. Il mio nome è Bond, James Bond. Ma come? Perché? Ti ho sempre consigliato bei film. Vorrà dire qualcosa se su questo non ho niente da dirti? Ti sei voluto affidare al primo che passava e... Che lo conosce sia dentro che fuori. Io so cosa tu volevi dire. Ezechiele 25:17. Ok, va bene. Sull'altro film, cosa da dirmi? Madre è un film del 2017 diretto da Darren Aronofsky. Il cast è composto da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer e Harris. Il film è un'allegoria cinematografica sulla fede, la spiritualità e la religione, soprattutto il cristianesimo. L'indice di gradimento per i critici è del 69%, mentre quello dei top critici è del 67%. Per il pubblico invece l'indice di gradimento è del 51%. Numeri non altissimi. Infatti il film è stato definito un film ambizioso e stimolante, ma troppo ingombrante per i gusti tradizionali. Quindi, grande regia, grandi attori. Tema importante, ma una valutazione così bassa. Com'è possibile? Vedi? Non ti devi fidare. La verità è dentro di te. Oh, guarda, ne sei perso un culo. Sei pronto? Andiamo? Sì. Beh, Alla fine che film hai visto? madre. Ah, ti è piaciuto?